Io sono Sara Maternini e insieme a Luigina Foggetti, Emma Tracanella e Sonia Montegiove gestiamo un magazine che si chiama Girl Geek Life. Stasera, dopo una breve presentazione del nostro magazine, vi parleremo del rapporto tra le donne, il web e la tecnologia, di come selezioniamo le notizie e gli argomenti, di come pianifichiamo i vari post che escono sul nostro magazine, del lavoro di editing che c'è dietro alla pubblicazione di ogni post, di come gestiamo il nostro blog, che è un blog multiautore, di come coinvolgiamo le lettrici e di come gestiamo i social network. Ovviamente se avete domande, alla fine lasceremo uno spazio per le domande, ma se pensate che la vostra domanda sia impellente e non riuscite a trattenervi, potete tranquillamente fermarci, non è un problema. Anzi, siamo qua per questo, per uno scambio di idee anche con voi. Girl Geek Life, da dove nasce, perché, per come e come ci è venuta l'idea? In realtà, l'idea è del 2008 e nasce dalla voglia di avere un magazine che parlasse di tecnologia e di nuovi media, sempre che nuovi si possano definire i media come internet, da un punto di vista femminile. Un punto di vista femminile che non è per forza quello che i reparti marketing pensano sia, ovvero non è sicuramente qualcosa di rosa. Un punto di vista femminile è un punto di vista che vede la tecnologia come un qualcosa che faciliti la vita sotto tutti i suoi punti di vista, che sia a contatto con la pubblica amministrazione, che sia a contatto con un telefono, che anzi, se non è rosa è meglio perché nero lo vedo meglio, che una tecnologia vista anche in maniera un po' diversa, forse da come la vedono i soliti magazine che parlano di hardware e di software in maniera molto tecnica, senza però lasciare da parte i tecnicismi, anzi, Sonia e Emma hanno a che fare con informatica e software quotidianamente. Nasce, come vi dicevo, nel 2008 da un'idea mia, di Luigina Foggetti e di Sara Rosso, che è un'altra blogger, insieme alle quali organizzavamo le Girl Geek Dinner a Milano. Le Girl Geek Dinner sono queste cene che cercano di mettere insieme le donne che lavorano appunto nel campo della tecnologia. A quel tempo eravamo organizzatrici, ora non lo siamo più e abbiamo deciso che ci sarebbe piaciuto portare avanti l'idea di parlare appunto della tecnologia online dal nostro punto di vista, un punto di vista che differiva da quello che vedevamo, soprattutto per esempio, poi ne parleremo più nello specifico. Le recensioni di oggetti tecnologici dell'ultimo telefono uscito, dell'ultimo tablet, noi le facciamo solo unicamente nel momento in cui abbiamo in mano il device noi e l'abbiamo provato per un certo periodo di tempo. Perciò non riportiamo sicuramente il comunicato stampa, anzi, questa è l'ultima cosa che ci viene in mente, e parliamo del nostro utilizzo reale e quotidiano di quel tale oggetto. Questo per farvi un esempio. È partito in realtà con solo noi che ci scrivevamo, perché all'inizio eravamo praticamente noi e poche altre, e siamo ormai arrivate a una quarantina di collaboratrici. Fin dall'inizio e anche a oggi, tutte coloro che scrivono e noi quattro che gestiamo il magazine lo facciamo in maniera assolutamente volontaria e senza percepire nessun tipo di compenso. Abbiamo poca pubblicità sul blog e gli introiti di questa pubblicità vanno semplicemente a coprire le spese di gestione della piattaforma, dell'hosting e del dominio e nient'altro. Tutto quello che ci rimane lo reinvestiamo, tipo che abbiamo appena rifatto il logo e perciò reinvestiamo piano piano in tutto questo. Piano piano, come vi dicevo, da noi quattro siamo passate a una quarantina di collaboratrici che parlano degli argomenti più svariati, perché abbiamo delle esperte di istruzione didattica, chiamiamola 2.0 tra 10.000 virgolette, comunque didattica molto legata ai nuovi modi di fruire la didattica, ma anche esperte di giochi elettronici, così come esperte della scrittura web o ragazze che costruiscono applicazioni per telefonini. Tutte
tutte le persone che scrivono per noi devono avere come requisiti fondamentali, prima di tutto, essere donne, nel senso che per gli uomini c'è spazio ovunque e noi abbiamo voluto aprire invece una finestra più sul mondo femminile, dare anche la possibilità alle donne di scrivere e di esprimere il loro punto di vista, e appassionate dell'argomento di cui andano a trattare, che deve essere ovviamente un argomento che ha a che fare in ogni caso con la tecnologia e con internet. Si è evoluto moltissimo dal 2008 a oggi, perché da piccolo blog che avevamo iniziato soprattutto per noi è in realtà diventato piano piano un punto di riferimento per molte donne che sono online, perché magari trovano la recensione di quell'app che non avevano mai pensato, perché ovviamente i post di recensione delle app, anche quelli mai fatti sotto richiesta di chi l'app la costruisce, ma solo e unicamente facendo dei post di recensione in cui parliamo di molte app dello stesso argomento, di molte applicazioni dello stesso argomento tutte insieme, siamo diventate piano piano un punto di riferimento online sull'informazione della tecnologia fatta in maniera un po' diversa dal solito. I nostri obiettivi ovviamente sono quelli di diventare sempre di più un punto di riferimento online, e soprattutto di dimostrare agli uomini, a noi stesse e ai reparti marketing che donne e tecnologia sono un connubio molto semplice, e soprattutto sono un connubio non rosa, mai, anzi rosa. Passo ora la parola a Luigina Fogetti, che ci parlerà del rapporto tra donne, web e tecnologia. Rivolgendoci alle donne, c'è anche venuta l'idea poi di andare a vedere chi sono queste donne italiane, quante sono e a cosa sono interessate. Quindi abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che circa il 60% delle donne italiane sono online, da precisare che la popolazione femminile italiana è il 52%. Attualmente a dicembre 2012 le donne rappresentavano il 46% degli utenti connessi e mediamente stanno connesse un'ora e mezza al giorno. Questo 46% è un dato che cioè è un buon risultato, tenendo presente che solo nel 2005, quindi circa 8 anni fa, le donne connesse rappresentavano solo circa il 25% degli utenti connessi. Quindi abbiamo visto che ogni anno c'è sempre tra i nuovi poi utenti connessi, la percentuale di donne è sempre maggiore a quella degli uomini. Quindi le donne stanno arrivando in massa online. E si presume che con questa tendenza nel 2016 circa ci sarà il 52% delle donne online, come la stessa proporzione che della popolazione femminile italiana. Un'altra variabile che chiamiamo interveniente molto importante quando si tratta di parla di donne e tecnologia è la variabilità. Infatti abbiamo visto come fino alla fascia d'età di 35 anni il divario fra uomini e donne, maschi e femmine, non è molto grande. Il divario viene dai 35 anni in poi, insomma dalle donne della nostra generazione, e per poi aumentare tantissimo nella fascia d'età dai 75 anni in poi, dove proprio la presenza femminile è risicata, diciamo così. Quindi diciamo che la tendenza, poi il 14% si riferisce al fatto che rispetto ad agosto del 2011 ci sono circa 14% in più di donne online rispetto al 5% degli uomini. Quindi abbiamo visto che nonostante le donne online siano ancora in minoranza, comunque a tendere stanno arrivando in massa, diciamo così. E quindi secondo noi stanno per conquistare il web. Le attività, anche uomini e donne generalmente online fanno anche cose diverse. Come vediamo nelle prossime slide, le donne sono molto sui social network, e soprattutto il motivo principale che le porta a internet è la ricerca di informazioni, soprattutto per quanto riguarda informazioni mediche o comunque per quanto riguarda la gestione della famiglia, della quotidianità.
Cioè, sta cambiando anche il rapporto fra le donne e il gadget. Se, nonostante siano ancora in minoranza le donne che possiedono uno smartphone, comunque pian piano si stanno interessando, acquistando questi device, soprattutto perché il costo si sta abbassando, la facilità d'uso, e soprattutto il motivo principale poi perché di solito hanno uno smartphone e per connettersi e comunque per usare i social network o comunque per trovare informazioni mentre sono in viaggio. È comunque uno strumento che facilita, diciamo, il quotidiano, semplifica il quotidiano. L'unica cosa appunto che ferma, diciamo così, per cui le donne ancora si connettono poco tramite smartphone, appunto perché ne possiedono di meno e poi non hanno una tariffa flat. Ma diciamo che la barriera della connessione è una barriera che si sta pian piano abbassando, quindi è solo questione di... E poi un'altra cosa importante che attraverso questa ricerca ho scoperto, che per me era un po'... che sono molto appassionate di giochi, anche il... c'è infatti una ragazza che scrive per noi e soprattutto gli utenti, anche se visto su Facebook, gli utenti che utilizzano più le app dei giochi sono le donne, quasi il 70%, più del 60%. Abbiamo, ecco, un regno, diciamo, dove le donne sono proprio regine indiscusse sono i social network. Addirittura mediamente le donne sono il 65% degli utenti e il 55% il 65% delle donne sono sui social network, mentre il 55% degli uomini online sono sui social network. E non sono più presenti, ma soprattutto sono più attive, postano di più, commentano di più, quindi sono molto più partecipi. E addirittura sono circa il 62% delle attività fatte su Facebook è fatta dagli utenti femminili. E anche hanno circa l'8% in più di amicizie sempre su Facebook. E siccome dicevo prima, il 71% delle attività di gioco sempre su Facebook è fatta dalle donne, quindi sono delle giocatrici accanite, insomma, si sono rivelate per me. Perché... E quindi abbiamo visto come la tecnologia è un po' un amore a seconda vista per le donne. All'inizio sono timorose, ma una volta che l'hanno scoperta se ne innamorano subito. Soprattutto perché abbiamo visto l'utilizzo che ne fanno e soprattutto il web è diventato qualcosa che semplifica il loro quotidiano. E per questo, insomma, ci sono sempre più donne che una volta connesse diventano soprattutto partecipi e fruitrici dei servizi che trovano online e delle app. Addirittura l'altro giorno ero al supermercato e ho visto una donna che avrà avuto 65 anni che con lo smartphone passava sotto lo scanner per leggere, aveva quell'applicazione su cui possono registrare le fidelity card e stava leggendo. Io mi sono avvicinata e ho detto: mi passa il nome dell'app, perché quando vedo una donna di una certa generazione attacco sempre bottoni, chiedo come mai, e lì erano le figlie, perché di solito diciamo che se c'è una figura di riferimento, le donne poi, o con qualcuno in famiglia che le spinge, poi è fatta, diciamo così. Ecco, abbiamo visto appunto che le donne una volta connesse sono conquistate, ci si innamorano del mezzo, una volta conquistate diventano partecipi e una volta che partecipano, diventano attive, diciamo che diventano regine indiscusse, o comunque figure molto attive. Quindi l'accesso alla rete, come abbiamo visto, è una barriera momentanea. Il fatto che appunto le donne siano ancora in minoranza online è solo una questione temporanea, la barriera dell'accesso sta pian piano scomparendo. E poi, come abbiamo visto, sono le donne giovani che guidano le tendenze di utilizzo, appunto perché fino a 35 anni, soprattutto sull'utilizzo dello smartphone, fino ai 35 anni diciamo che non c'è differenza, lo vediamo tutti i giorni le giovani d'oggi, cioè non c'è differenza fra ragazzi e ragazze, tutte possiedono lo smartphone. E diciamo che secondo me le parole d'ordine che stanno costruendo un rapporto tra la donna e la tecnologia sono appunto inclusione, partecipazione e collaborazione. Una volta conquistate, le donne sono le attrici indiscusse, diciamo, delle attività online e sono anche una delle principali, diciamo, attrici
il successo di molte aziende online. Pensiamo all'e-commerce, pensiamo magari ai siti di vendite flash, che anche lì circa il 65-70% degli utenti, ma anche dei coupon, dei siti di coupon, sono utenti femminili, circa il 60%. Quindi diciamo che le fautrici del successo di molte aziende internet sono anche la donna, la partecipazione della donna. Quindi per questo noi, uno dei nostri obiettivi è quello di attrarle, insomma, online. Dopo di me, Sonia, che parlerà della selezione delle notizie. Sì, buonasera a tutti. Per ciò che concerne la selezione delle notizie, tanto per riprendere un attimo il discorso che faceva Luigina, è vero che le donne numericamente stanno aumentando nella rete, e questo è una cosa positiva. Però è anche vero che non ci si chiede come qualitativamente le donne sono in rete, che cosa fanno, cosa cercano e cosa vorrebbero fare. E spesso emerge un fattore critico, cioè che le donne si ritengono poco capaci con le tecnologie e quindi sono a volte anche così, si autolimitano nell'avvicinarsi, e quindi noi lo vediamo anche nel commentare, nel partecipare, proprio perché ritengono di essere poco capaci. E quindi è fondamentale informarle, è fondamentale informarle e attrarle, quindi selezionare delle notizie che siano il più possibile di interesse e presentarle in maniera semplice, quindi senza escludere nessuno. Noi di che cosa parliamo e quindi quali sono le notizie che selezioniamo di più? Sicuramente le notizie che parlano sia di hardware che di software, quindi non escludiamo cose più tecniche, facciamo recensioni di gadget tecnologici, ma non solo, quindi di tablet, di smartphone, di nuovi processori, quindi andiamo anche su cose particolari. Cerchiamo di farlo con un linguaggio semplice e con un approccio che prevede il come fare per, oppure 10 passi per utilizzare questo aggeggio nuovo che hai comprato. Quindi solitamente ci poniamo dalla parte di chi legge, ci mettiamo nei panni di chi acquista una cosa nuova e vuole provarla. Quindi per tutte le cose partiamo proprio da arriva la scatola a casa, la apri e queste sono le prime cose da fare. Quindi questo è l'approccio rispetto all'hardware. Diciamo che abbiamo riscontrato che questa modalità ha successo perché uno dei post ancora più letti, nonostante sia abbastanza datato e che quindi viene cercato da chi ci legge, è proprio un post che recensisce le 10 migliori app di Android. Quindi evidentemente le donne hanno la necessità di qualcuno che dica quali sono le migliori app, oppure hanno la necessità di capire qual è l'ebook reader migliore o qual è il tablet migliore, quello più performante, perché come diceva Sara non è affatto vero che le donne cercano il rosa, cercano il brillantino sulla cover, magari cercano anche quello perché se c'è è carino, però le donne invece mirano alla performance, all'utilità, al servizio, alla velocità, quindi cercano gli oggetti tecnologici laddove l'oggetto tecnologico può semplificare e migliorare la propria vita lavorativa e familiare. Quindi questo è un po' quello che cercano le elettrici, è quello che cerchiamo di dare noi. Hanno avuto anche successo per esempio i post che parlano di Galateo, quindi come utilizzare l'email per esempio, oppure un piccolo Galateo di Facebook, cosa fare, cosa non fare, perché a volte, soprattutto per chi si avvicina per le prime volte, c'è un po' di paura, un po' di incertezza nel postare le cose, nello scrivere, no? Quindi la paura di essere considerate un po' imbranate, secondo lo stereotipo che vuole la donna al computer, pari alla donna al volante. Questo è purtroppo ancora il livello. Oltre all'hardware e al software, selezioniamo molto volentieri, e ne siamo sempre costantemente alla ricerca, notizie che parlano di donne di successo nel mondo dell'ICT, quindi donne che hanno fondato start-up, oppure donne che gestiscono imprese, che lavorano nel settore delle tecnologie, oppure donne che semplicemente ricoprono ruoli importanti. Perché questo ci piace farlo? Perché queste storie portano una testimonianza positiva,
cioè vogliono dire le nostre lettrici, la donna e la tecnologia può fare anche business, può fare azienda e quando lo fa in maniera positiva, lo fa portando successo. E quindi un filone che abbiamo seguito un periodo era quello della ricerca delle nostre, quelle che abbiamo chiamato le Stefanie Lavori, prendendo a prestito il titolo da Antonio Menna che ha scritto Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, non so se qualcuno di voi lo ha letto, e lì noi l'abbiamo letto e poi ci siamo chieste, ma se invece che Stefano Lavori a Napoli ci fosse nata una Stefania Lavori, quale sarebbe stato il risultato finale? Quindi siamo andate alla ricerca di Stefanie Lavori e ne abbiamo trovate diverse, abbiamo raccontato la loro storia, non solo andando a vedere gli aspetti positivi, ma raccontando anche le difficoltà, perché è ovvio che le difficoltà ci sono e quindi sarebbe scorretto nei confronti di chi ci legge disegnare solo il quadro bello, la startup di successo che guadagna tanti soldi. No, chiediamo prima di tutto quali sono le difficoltà, tu da donna, quali ostacoli pensi di aver incontrato in più rispetto ad un uomo? Quindi questo è il modo con il quale ci approcciamo nel parlare di queste cose. Oltre a questo selezioniamo libri, quindi facciamo spesso recensioni di libri, libri che parlano ovviamente di tecnologie, di informatica, anche guide tecniche, quindi anche cose abbastanza di settore. Anche qui nel farlo non ci fermiamo alla recensione, anche perché recensire un libro tecnico che magari parla, non so, di Photoshop non è che sia così allettante per chi ci legge, e allora lo facciamo, abbiamo trovato una chiave per farlo che ci è sembrata possa colpire chi ci legge, che è quello di intervistare chi il libro l'ha scritto. Anche qui siamo molto per la disparità, quindi scegliamo libri scritti da donne. Abbiamo selezionato solo qualche libro al maschile, magari semplicemente perché l'autore era così autorevole che non potevamo escluderlo, e quindi però in genere scegliamo le donne che scrivono libri e le intervistiamo andando magari ad approfondire alcuni aspetti che nel libro non sono trattati. Un esempio di successo, di post di successo, è stato quello dell'intervista a Luisa Carrada, che ha scritto Lavoro dunque scrivo, che peraltro è un libro bellissimo che vi consigliamo, ed è un post che ha portato molti contatti, perché anche il libro, diciamo, parla della scrittura, dello scrivere in generale, e alla Carrada invece l'abbiamo intervistata e abbiamo chiesto di specificare di più la scrittura per il web, perché era questa la cosa che ci interessava proporre a chi ci leggeva. Altra cosa ancora di cui parliamo sono le statistiche, quindi le ricerche statistiche. Chiaramente non tutte, perché comunque nella casella di redazione ne arrivano veramente tante e spesso anche poco significative. Quindi cerchiamo anche qui di selezionare quelle che riteniamo possano interessare di più. E quindi per esempio quelle che disegnano l'andamento del lavoro, come è cambiato il lavoro con le nuove tecnologie, come quindi ci si deve approcciare in maniera diversa rispetto al lavoro dopo il subentro delle nuove tecnologie, oppure la presenza delle donne in rete, come ci sono, come ci stanno, cosa fanno, perché andiamo in questo modo a informare le donne anche rispetto ad una cosa numerica, quindi gli diamo un termine di paragone più chiaro, più realistico. Parliamo e suggeriamo eventi da mettere in agenda, eventi ovviamente che parlano di legati alla tecnologia e quindi al mondo dell'informatica. Non tutti chiaramente, perché sarebbe impossibile, abbiamo rinunciato al fare un elenco settimanale di tutti gli eventi che sono in Italia, perché ha poco senso, perché lo fanno già in tanti altri e quindi noi possiamo anche tranquillamente non farlo perché si trova altrove, ma andiamo a selezionare gli eventi che per obiettivo ci somigliano. Quindi faccio un esempio, l'evento Rise Girls, che per la prima volta quest'anno si è tenuto a Roma e che è un evento che a livello internazionale mira ad avvicinare le donne, le giovani, le ragazze alla programmazione, per noi era un evento così attinente anche a quello che facciamo noi che ci siamo proposte come media partner e quindi lo abbiamo sostenuto volentieri, ripeto, proprio perché ci piaceva, era nelle nostre corde, aveva gli stessi obiettivi che abbiamo noi, così come è stato
per esempio Donna e Web, che è un evento che avvicina appunto le donne alla rete più in generale, e quindi ecco, su questo anche facciamo una giusta selezione, quella che riteniamo possa interessare di più. In tutto questo chiaramente diciamo anche dei no. I no sono forse quelli che diciamo di più, perché comunque arrivano offerte quotidianamente di ogni genere, e non ci piace scrivere di tutto, non ci piace pubblicare tutto ciò che arriva. Allora a che cosa diciamo di no? Diciamo di no soprattutto ai comunicati che ci propongono scambio link o che ci propongono di citare un oggetto dietro compenso. Questo non lo facciamo. Qualcuno di voi dirà: non lo fate perché siete tutte volontarie e non avete la necessità di pagare nessuno che scrive per voi, e questo è verissimo. Però è anche vero che questo ci dà una connotazione così onesta nei confronti delle lettrici che riteniamo che nel lungo periodo le possa fidelizzare. Quindi quando noi parliamo di un gadget e diciamo questa cosa funziona male, quindi per esempio su Kobo, che è un e-reader che ci è stato regalato per provarlo chiaramente, abbiamo specificato a inizio post: questo è arrivato in redazione, ce lo hanno regalato e lo testiamo per voi. Il Kobo non legge bene i PDF e noi abbiamo scritto: nel Kobo probabilmente tu non riuscirai a leggere bene un PDF, perché ci siamo sentite assolutamente libere di poterlo dire, e quindi questo riteniamo che sia un modo onesto di trattare con chi ci legge. Oltre a questo non pubblichiamo tutto ciò che non ci convince dal punto di vista etico, quindi non pubblichiamo per esempio le cose di gioco online, di gioco d'azzardo online. E così, giusto l'ultimo in ordine di tempo, non abbiamo pubblicato una proposta che c'era stata fatta di un sito il cui slogan era: metti il tuo uomo nel carrello come su Amazon. Quindi ci sembrava, in realtà abbiamo sbirciato, siamo andate a vedere, ci abbiamo ironizzato su, ci abbiamo riso, e poi insomma lo avremmo scartato, anche perché rischia veramente di disegnare la donna in maniera assolutamente sbagliata e di paragonarla nel peggio agli uomini che sono in rete. Le donne questo in rete probabilmente non lo cercano, lo cercano di meno, le donne cercano altre cose, e quindi sono queste altre cose che a noi interessa presentare e aiutare a trovare in rete. Passo ora la parola a Sara, che invece parla della pianificazione dei post e quindi del piano editoriale. Ovviamente, essendo un magazine, abbiamo bisogno, sia per gestione nostra che per gestione delle collaboratrici, di un piano editoriale molto preciso e di decisioni precise anche su quando pubblicare ogni singolo post. Sicuramente a mezzanotte no è la regola base che dovrebbe rimanere in testa a qualsiasi blogger che scrive perlomeno in lingua italiana, perché se poi si scrive in inglese a mezzanotte potrebbe anche andare, mezzanotte ora italiana potrebbe anche andare bene, ma pubblicare un post a mezzanotte è come decretarne la morte triste sola nel web, e rimarrà lì perché neanche la mamma o la zia lo legge a mezzanotte. Questo è poco ma sicuro, ed è sicuramente la prima regola che ci siamo imposte: a mezzanotte, così come magari nemmeno alle 6 del venerdì, perché alle 6 del venerdì onestamente gente online non ce n'è poi tantissima. Le regole che ci siamo messe per pianificare e organizzare la programmazione dei nostri post è sicuramente quello di catturare l'attenzione, e abbiamo fatto un lavoro all'inverso da questo punto di vista, ovvero consultando le statistiche del nostro sito ci siamo rese conto in che momenti c'erano i picchi maggiori di accesso al sito, che ovviamente non corrispondevano sempre ai momenti di pubblicazione. E poi anche al sapere della rete tutto, ovvero
come magari un 5 anni fa era meglio pubblicare sui social il mercoledì, oggi come oggi è meglio pubblicarlo tra il mercoledì e il giovedì, meglio il giovedì verso mezzogiorno. E sui social in ogni caso funziona, per esempio, meglio la pausa pranzo o verso l'ora di uscita dall'ufficio, perché è il momento in cui ci si connette e si va più a curiosare quello che è successo. Ovviamente il pianificare le varie pubblicazioni dei post ci permette di organizzare i contenuti e di conseguenza di non pubblicare mai due post sullo stesso argomento uno dopo l'altro. Normalmente noi pubblichiamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina, normalmente entro le 9, 9:10. È un orario che più o meno entro. Più o meno. È un orario che insomma c'è abbastanza congeniale, perché ovviamente il 99% dei nostri post sono programmati, non vengono scritti e pubblicati, ma vengono scritti e poi programmati, e ci permette anche la programmazione ovviamente di organizzare al meglio sia tutte le proposte che ci arrivano da parte delle nostre collaboratrici, di cui poi vi parlerà Luigina parlando appunto del blog multiautore, sia anche di organizzare al meglio i differenti contenuti. Il post sulle 10 app di Android non andrà mai nella stessa settimana, ma neanche nelle 3 settimane intorno a un post sulle 10 migliori app per iPhone, perché comunque ci giocheremo un argomento molto simile. Un'altra cosa a cui serve pianificare la pubblicazione dei post è ovviamente aumentare il traffico del blog. Se sappiamo che ci sono picchi di accesso al nostro sito un determinato giorno, a un determinato giorno della settimana, più o meno sempre alla stessa ora, è ovviamente più congeniale e meglio pubblicare il post quel determinato giorno della settimana più o meno verso quell'ora, in modo che il fruitore del sito possa trovare un argomento nuovo nel momento in cui viene a visitare il sito. Ovviamente poi ci sarebbe tutta la questione della lettura del sito via feed, ma e aprirebbe insomma un calderone che eviteremo in questa sede. In ogni caso, diciamo che quando li programmiamo e quando pensiamo alla loro programmazione è pensata soprattutto al fruitore del sito e al rilancio del post sui vari nostri canali, sui vari social network. E ovviamente tutto questo ci permette di organizzare il nostro tempo e di organizzare il tempo delle nostre collaboratrici. Normalmente diamo alle nostre collaboratrici la possibilità di la possibilità e la richiesta, anche perché è più facile anche per noi, di scrivere per noi un post al mese, e gli diamo sempre lo stesso giorno, tipo il primo lunedì del mese, ovvero loro sanno che per il primo lunedì del mese ci devono consegnare il post, in modo che noi con il tempo di editing e il tempo di metterlo online, normalmente il mercoledì o il venerdì riusciamo a pubblicarlo. Questo permette a loro di organizzarsi, ma anche a noi di organizzarci, nel senso che sappiamo che il tal post ci arriva il tal giorno e possiamo, in caso che non ci sia arrivato, tappare il buco con qualche post che abbiamo pronto. La pianificazione è appunto mensile, alle volte cerchiamo anche di pianificare 2 mesi alla volta, poi Luigina vi parlerà il modo in cui lo facciamo con tutte le collaboratrici, perché ovviamente non le vediamo fisicamente, anzi la maggior parte non la conosciamo neanche. Passo ora la parola a Emma per parlare del lavoro di editing che c'è dietro ogni post. È che il post è importante, sono importanti le parole, ma per farsi leggere sul web non basta, ci vuole molto di più. E quindi sono importantissime le immagini e la formattazione di un post. Noi poi, essendo un blog multiautore, tendiamo a avere persone che scrivono con il proprio stile, e quindi dobbiamo dare anche una certa forma che dia uniformità alle nostre lettrici. Quindi ci occupiamo per ogni post della scelta delle immagini.
E qui aprirei un piccolo cappello. È vero che tutto ciò che compare su internet e a disposizione può essere riutilizzato, però ci sono delle licenze da rispettare. E noi facciamo sempre molta attenzione nella scelta delle immagini a utilizzare delle immagini che siano disponibili con licenza Creative Commons, rispettandone i vincoli, quindi indicando l'autore, indicando la fonte, utilizzando immagini che sia possibile utilizzare anche per scopi commerciali, perché è vero che noi in questo momento non guadagniamo dal nostro blog, ma comunque è la nostra magazine, ma è un lavoro, e quindi c'è gente che non ha piacere che la sua foto venga utilizzata. Secondo noi l'utilizzo di materiali e font con licenza Creative Commons è molto importante, ma bisogna sempre ricordarsi di citare gli autori e di non utilizzare in maniera impropria le immagini che sono disponibili su altri blog, e scegliendo possibilmente materiali. Noi usiamo come fonti principali Flickr e Wikimedia Commons, e ci sono un po' di siti dove è possibile ricavare immagini a nostra disponibili, oppure usiamo immagini create da noi. Anche in questa presentazione, sotto tutte le foto, è indicato l'autore della foto, perché c'è il link a cui è possibile, quando la presentazione sarà disponibile su SlideShare, accedere a chi ha realizzato, al fotografo, perché dare anche a lui i giusti credits. Un'altra cosa che è molto importante nei nostri post, come diceva prima Sonia, presentiamo le cose in maniera semplice, non banalizzando, ma perché la tecnologia per noi non è complicata, e quindi tentiamo di trovare una strada semplice per presentare anche concetti difficili. Chiaramente è un'infarinatura di un concetto, e quindi è possibile per chiunque poter approfondire, seguendo i link che sono disponibili in tutti i post, i concetti presentati, in modo che facciamo un po' da punto di accesso alla diffusione della conoscenza. Quindi un'altra grossa parte del nostro lavoro è richiedere alle autrici, e aggiungere nel caso link agli approfondimenti del caso, per poter meglio approfondire la materia. Cosa importantissima, che forse per i tecnici passa spesso sotto gamba, è come si presenta il post. Cioè, può essere scritto benissimo, ma noi su web tendiamo a leggere molto velocemente, quindi fondamentale utilizzare il grossetto, mettere i punti, mettere i titoletti, le citazioni in evidenza, in modo che anche scorrendo velocemente il post si possa percepire qual è l'argomento, quali sono le cose importanti che uno deve imparare. È un lavoro che richiede un certo impegno, cioè, malgrado il grande numero di collaboratrici che abbiamo a disposizione, noi poi questo lavoro di editing ci richiede un notevole dispendio di energia e un editing spesso ripetuto in più volte. L'altra cosa importante è che i post non siano troppo lunghi. Non devono essere troppo lunghi proprio per come noi leggiamo il web. È preferibile magari suddividere il post in più post successivi piuttosto che fare dei post troppo lunghi. Abbiamo poche eccezioni sul nostro blog di post in cui abbiamo dei post lunghi. Uno è una specie di manuale dei Creative Commons e del diritto d'autore, che abbiamo scritto in collaborazione con una nostra amica americana, Sala Russo, con cui abbiamo fondato questo magazine, e che è un buon punto di partenza per chiunque voglia capire quali sono i propri diritti anche nella stesura dei post. Perché è vero che i nostri post vengono pubblicati, ma è giusto che siano sempre citati e siano rispettati i nostri diritti. Punto fondamentale è la scelta del titolo. Il titolo è l'argomento per cui poi vengono a leggerci, cioè il titolo giusto ci porta un sacco di lettori. La scelta di un titolo meno azzeccato fa perdere di un grande valore l'articolo.
e quindi è la cosa che si vede più, di più, è la cosa che anche sui social network si vede oltre all'immagine, e va studiato con molta cura, scegliendo le parole giuste, ma che sia molto, secondo me, più che per il SEO, che è uno dei grandi miti di questo momento, e deve essere importante per il lettore. Insomma, noi vogliamo portare gente a imparare qualcosa, quindi devono venire da noi a leggerci. Non mi importa più di tanto che Google mi indicizzi bene, io voglio che la persona che arriva sappia che cosa si trova davanti e approfondisca l'argomento nel miglior modo possibile. Però la difficoltà è gestire il blog multiautore, e Luigina ci racconta. Come dicevamo prima, sono circa una quarantina le collaboratrici, chi lo fa in modo sporadico, chi lo fa... Qua. Sì, si sente più di questo qua. E circa ogni settimana c'è qualche nuova ragazza che ci chiede se può collaborare con noi. Di solito decidiamo prima insieme, testiamo insieme qual è l'argomento che, su cui si sente più preparata e più competente, perché cerchiamo sempre, a parte di non sovrapporre, che non ci siano più persone che parlino della stessa cosa, ma anche che chi scrive lo faccia di cose su cui è veramente competente, quindi può condividere con gli altri la sua conoscenza, non qualcosa che magari ha letto in giro così. Adesso abbiamo circa 10 sezioni, l'ultima nata è quella sulla scuola digitale, ci sono 3 insegnanti che scrivono per noi, sono appena arrivate. L'altra cosa molto importante è la continuità. Chiediamo tutte, appunto, perché chiediamo almeno un posto al mese e poi di presentarci almeno un piano di 4-5 post su quello stesso argomento, appunto per a parte migliorare la gestione del blog multiautore, perché gestire quotidianamente 40 persone sarebbe quasi impossibile, appunto perché lo facciamo in modo volontario, appunto cerchiamo di... Prima di incominciare a collaborare con noi, chiediamo almeno di sviluppare un argomento, almeno 5-6 titoli. Diamo una data, una deadline, diciamo consegnici questo entro questa data, verrai pubblicato anche, come dicevamo prima, il secondo lunedì del mese, il giovedì tot, e generalmente comunichiamo a tutte il piano editoriale, il calendario editoriale almeno un mese prima, così tutte hanno il tempo di scrivere, fare questa cosa, perché sappiamo che è volontario, che almeno sia un piacere, che non ci siano, non diamo mai una scadenza a breve termine. Però sempre, come dicevamo prima, c'è sempre il post jolly, perché c'è sempre qualcuna che non consegna in tempo, per questo cerchiamo sempre di... Cioè, non è così facile poi gestire la comunicazione tra 40... Soprattutto sono 40 persone che vivono in 40 posti diversi, in nazioni, non ci siamo neanche mai conosciute dal vivo, quindi anche la comunicazione o il modo di comunicare è molto importante, perché a volte non si... Cioè, l'ironia, come si sa, sullo scritto a volte fa danni, quindi... È molto importante saper comunicare con persone che non si è mai viste. E l'altra cosa molto importante è scegliere un taglio editoriale, come dicevamo prima, e mantenerlo. Noi abbiamo un vademecum condiviso, un documento in cui scriviamo tutte le specifiche, come scrivere i post, come scrivere i titoli, come mettere le immagini, quando consegnare, cioè una linee guide condivise. E questo appunto per trasmettere a tutte, come dicevamo prima, il nostro taglio editoriale, avere più omogeneità e sgravare un po' poi noi dal lavoro di editing. Poi l'altra cosa, ci sono degli strumenti online che servono poi per noi usiamo una piattaforma di WordPress per il nostro blog, quindi ci sono tantissimi plugin che aiutano la gestione del blog multiautore, si trovano googolando, ci sono plugin che gestiscono il calendario, ci sono plugin che gestiscono il profilo degli autori, quelli che mandano i reminder, tantissimi tipi di tool e di plugin. Noi non ne gestiamo, non ne usiamo tantissimi, come
come dirò adesso, poi abbiamo visto che la cosa più semplice per gestire la comunicazione è coinvolgere tutte le collaboratrici e poter utilizzare una piattaforma di comunicazione condivisa da tutte. Alla fine l'unico strumento che abbiamo visto che vincente è la mail, la vecchia. Perché non tutte sono su Facebook durante il giorno, il Google Group, il calendario condiviso, poi avevamo questi calendari all'interno dell'amministrazione di WordPress, una bisogna connettersi per leggere quando il suo post è pianificato. Alla fine la mail è la cosa più semplice che tutte leggono, altrimenti appunto magari ci sarebbe, se è uno strumento condiviso, si potrebbe benissimo usare una mailing list piuttosto che un gruppi su Google, così. Noi poi abbiamo da poco, utilizziamo MailChimp, che è questo strumento per gestire le newsletter, appunto essendo 40 collaboratrici, mandare, è vero che avevamo una sorta di mailing list, però c'è risultato più utile utilizzare questo strumento, anche perché poi ci sono, loro non lo sanno, ma io guardo sempre le statistiche di apertura, chi ha letto, chi non ha letto, quindi so se e so se comunque la comunicazione è arrivata e l'hanno letta, è perché molte volte, appunto, come dicevo prima, c'è chi consegna, chi ha perso la mail, chi non la consegna, quindi io almeno c'è uno strumento che può tenere monitorato il viaggio che fa la mail che io mando, se è stata ricevuta, se è stata aperta, se è stata letta, se hanno cliccato il link, così. Il problema principale, appunto, perché noi non abbiamo una sede fisica, una redazione fisica, ma ci troviamo tutte online e soprattutto, appunto, non ci conosciamo, abitiamo in posti diversi e gestire la comunicazione tra persone che non si è neanche mai visto non sempre è semplice, però con questi piccoli accorgimenti ci stiamo riuscendo. Passo la parola a Sonia, che ci parte del rapporto con le lettrici invece. Sì, è fondamentale la partecipazione, quindi il coinvolgimento delle lettrici, siamo sempre alla ricerca di stimolo da parte loro. E per farlo l'elemento fondamentale, quindi per incentivare la partecipazione, è aprirsi e ascoltare, quindi cercare di capire quello che le persone che ci leggono cercano nel nostro post, quindi innanzitutto essere un blog con le orecchie, così come abbiamo preso a prestito questa cosa da Mafe De Baggis, che la utilizza per le aziende, però il concetto è quello, quindi un blog che si mette in ascolto, che cerca di capire quali sono le cose che effettivamente interessano, e nel farlo cerca di coinvolgere il più possibile chi legge, prima di tutto utilizzando il linguaggio semplice. Quindi qui torniamo sulla cosa della semplicità. È fondamentale parlare chiaro, scrivere in maniera comprensibile per tutti, perché non ci rivolgiamo solo a degli informatici, non ci rivolgiamo solo a dei tecnici. Vogliamo che tutte abbiano la possibilità di leggere senza assolutamente sentirsi escluse. Non per questo appunto banalizziamo o rinunciamo a scrivere di cose più tecniche, però per farlo cerchiamo di esprimerci con un linguaggio che è il più simile possibile al parlato, quindi con una sintassi molto chiara, e quindi se e quando dobbiamo scegliere tra chiarezza ed eleganza, rischiando di sembrare anche sempliciotti piuttosto che semplici, senza dubbio preferiamo la chiarezza e quindi andiamo verso quella direzione. E questo anche nei commenti, cioè abbiamo visto che se il post è scritto in maniera chiara, semplice, anche la persona che legge si sente meno in difficoltà nel lasciare un commento, non alziamo quindi una barriera, diversamente la persona che scrive magari si sente limitata o comunque ha il timore di scrivere una sciocchezza, e quindi questo usando un linguaggio chiaro non avviene. Facciamo spesso ricorso all'ironia, lo facciamo nei titoli, ma lo facciamo anche proprio nei post. Ne è un esempio, dicevamo prima della recensione di Kobo, che è un e-reader. È chiaro che nel momento in cui noi facciamo una recensione dobbiamo dare anche delle caratteristiche tecniche, quindi dobbiamo dire di quanti pollici è l'e-reader, del fatto che è ad inchiostro elettronico, eccetera. Però per esempio per fare questa cosa abbiamo preso una cosa sfiziosa, abbiamo detto abbiamo passato 9 settimane e mezzo con il Kobo,
vi raccontiamo quali sono stati i pregi e i difetti di questo rapporto, di questo colpo di fulmine nato con l'arrivo di una scatola bianca e di una cosa con lo sfondo lilla. Quindi ecco, anche nel post abbiamo tenuto questa linea che anche nelle cose più pesanti alleggerisce, quindi rende la lettura più piacevole, più scorrevole, meno legnosa e quindi evita anche l'abbandono durante la lettura. Chiaramente tutto ciò che merita approfondimento, come dicevano sia Emma che anche Sara che Luigina, lo linkiamo. Quindi il link è quello che nella lettura su supporti di questo tipo fa la differenza, altrimenti leggiamo il cartaceo. Quindi la ricchezza di avere un blog e quindi di scrivere per il web è proprio questa, cioè avere la possibilità di portare il lettore anche fuori, di portarlo altrove, di aprirgli un po' gli orizzonti, e questo si fa con i link. I link che non solo vanno a spiegare ciò che uno probabilmente non conosce, quindi usiamo un termine tecnico, lo utilizziamo tranquillamente, lo linkiamo, ma ci consente anche di aprire un po' gli orizzonti, cioè di portare chi legge anche a leggere cose diverse dalle nostre, con scritte da autori differenti, magari anche in lingua diversa, per cui un ampio uso al link, tant'è che diciamo, lo abbiamo messo anche nel Vademecum, tutto ciò che i post che non hanno link sono post che non ci interessano. Perché? Perché non hanno contenuto, probabilmente, sono scarsi di contenuto, quindi l'assenza di link indica questo. Siamo aperti ai commenti e questo è chiaramente un altro modo, diciamo il più classico, per invitare alla partecipazione. L'apertura al commento, chiaramente con moderazione, per evitare che poi ci siano commenti con delle stupidaggini, anche se dobbiamo dire che non ne sono mai arrivati. Pubblichiamo tutti i commenti che arrivano, sia quelli positivi che negativi, e anzi, diciamo che siamo alla ricerca dei commenti negativi, dei commenti critici. Ne facciamo un esempio. Tempo fa abbiamo scritto, una nostra collaboratrice ha scritto un post il cui titolo era "Creare un'app in 5 mosse". Questa ragazza ha 19 anni, raccontava la sua esperienza e lo ha fatto in una maniera così fresca e che invogliava, così piena di entusiasmo, che ci sembrava sì un modo per far capire come si fanno le app, ma era anche un modo per raccontare una storia bella, una storia di successo, una storia giovane. E abbiamo ricevuto delle critiche, non direttamente nei commenti, ma da un post in un altro blog, e noi lo abbiamo ripreso perché ci piaceva su questo fare una puntualizzazione, quindi spiegare. Quindi giustamente c'è stata sollevata questa critica, ci è stato detto: guardate che per fare il lavoro di programmatore di informatico serve studiare, non bastano 5 mosse. Quindi questo post è troppo leggero, somiglia a quelli di riviste rosa, appunto, frivole. E allora lì abbiamo voluto spiegare, abbiamo voluto dire: nessuno si sogna di far passare il concetto che fare il programmatore e quindi scrivere un'app è una cosa banale e che quindi tutti la possono fare. Ma invece volevamo far capire che una ragazza di 19 anni lo fa, pubblica le sue app, e nel dire che lo fa, lo dice talmente con tanta leggerezza e entusiasmo che dice: si può fare in 5 mosse, è così facile che tu lo puoi fare, che tu donna lo puoi fare, che tu ragazza lo puoi fare. E quindi ecco, anche qui abbiamo ripreso nei commenti, siamo state noi a scrivere volontariamente, a riportare una critica che ci arrivava dall'esterno, perché ci ha consentito di aprire un dibattito, una discussione che è sempre e comunque interessante. Chiaramente i commenti vanno lasciati aperti, ma poi ai commenti bisogna rispondere. Quindi il commento lasciato morto, magari il commento che vuole sollevare una riflessione che non ha invece risposta, che non trova risposta, è quanto di più scoraggiante si può avere. Quindi una lettrice che commenta e che non ha risposta è una lettrice che non commenterà più.
quindi questo è ovvio. E allora ad ogni commento, anche solo con una frase semplice che può essere siamo d'accordo con te, oppure abbiamo chiesto a chi ha scritto il post di risponderti, quindi l'abbiamo fatto per esempio con la balena pancia piena, che è una cosa che abbiamo recensito di recente, un sito che tratta di storie per bambini, e una persona ha chiesto ma perché non lo hanno realizzato in flash invece che in altre cose, e noi abbiamo detto passiamo la domanda, e poi l'autrice ha risposto, e questo credo che sia la cosa che può avvicinare di più chi legge e soprattutto chi commenta, quindi il modo migliore per coinvolgere è far capire che dietro quel post ci sono delle persone che leggono i commenti, che ai commenti danno importanza, che leggono le email, che quindi rispondono. E questo vale non solo per i commenti del blog, ma vale anche per i commenti che vengono riportati sui social e vale anche per le email. Quindi noi siamo una redazione, siamo in quattro, ci dividiamo semplicemente il compito e cerchiamo di rispondere sempre, fosse anche solo con un semplice grazie, in questo momento questa cosa non ci interessa, però rispondiamo. E questo è un modo, secondo noi, importante per testimoniare la presenza e per coinvolgere. Volevo dire una cosa un po' buffa. L'editing è importante, avremo riguardato questa presentazione un miliardo di volte e c'è un errore. È rimasto il link alla foto di Flickr visibile. Lo stesso funziona sul nostro post e spesso ci segnalano errori di stampa, errori di ogni genere, che però andiamo a correggere, ringraziamo ed andiamo a correggere. Niente, l'avevo notato adesso. La citazione della fonte, citata. Comunque avrei passato la parola ad Emma perché sarà lei a illustrarvi tutta la parte invece della gestione delle community sui social network. Chiaramente noi non possiamo non testare anche i social network, dove ci siamo tutti un po' per divertimento, un po' per passione, e a questo punto abbiamo anche delle pagine e dei social dedicati a Good Geek Life. Non riusciamo a gestirli tutti insieme, ci dividiamo un po' il lavoro. Sonia è dedicata principalmente a Facebook, Sara si dedica a Pinterest, Luigina Twitter, e io uso LinkedIn e Google+. Qui c'è una ricerca delle fonti che è complessa, perché i social network ci servono non solo a far conoscere i nostri post, ma anche indicare altri post di altre persone, articoli interessanti, tool da utilizzare, che vengono incontrati quotidianamente e pubblicati. La pubblicazione non è viene fatta cercando, ognuna di noi ha le proprie fonti, le proprie cose che troviamo, la ricerca tramite i feed finché ci sono, newsletter, eccetera. Mettiamo notizie di vario genere, dalla notizia buffa alla notizia più seria, più tecnica. Può arrivare a un buon livello di tecnicismo e vediamo risposte diverse da persone diverse a seconda di dove pubblichiamo. Sicuramente tendiamo un po' a rispettare la natura dei social. Quindi su Twitter sono più notizie veloci, perché uno va a cercare notizie. Facebook è anche divertimento, un po' di prese in giro. Su Google+ c'è una platea particolare che stiamo ancora tutti un po' studiando, però è molto più legata a interessi, magari più tecnologica. LinkedIn è professionale. Pinterest è un'altra platea particolare, molto affascinata da ciò che è l'immagine, quindi ci sono post diversi, ogni tanto c'è un po' di cross-posting da una parte all'altra, ma sono post differenti. La cosa vera è che non pubblichiamo quasi nulla in automatico, cioè postiamo a mano, perché riportare le notizie in automatico perde molto del valore di quello che noi riusciamo a dare in più. Perché noi stiamo segnalando una notizia? Una notizia per noi è importante per questo motivo, quindi io ti dico perché vai a leggerla. Sei interessato alla sicurezza in WordPress, ti hanno bucato il sito, questo è l'articolo giusto.
magari postando in automatico un po' perderebbe. La cosa che mi colpisce di più è che le buone tecniche di pubblicazione su Facebook dicono di non postare mai troppi articoli, di pubblicarli ben scaglionati, eccetera. Sonia ha una maniera di pubblicare totalmente personale, ma io sono convinta che la gente vada a leggerle. Cioè, lei pubblica quando trova la notizia, quindi magari ne trova 5 di seguito e vengono pubblicate 5 di seguito. Ne pubblica almeno 7 al giorno, ogni tanto molte di più. Ed è una buona fonte anche per me di notizie interessanti. Quindi è vero che ci sono delle buone tecniche, però la nostra platea, ho notato che poi alla fine se uno trova le notizie interessanti viene a cercarti, magari ti ricerca o ti ritwitta dopo giorni che hai pubblicato la notizia, quindi sono venuti sulla tua pagina e hanno cercato. Va bene, le immagini, ne abbiamo parlato prima, sono fondamentali. Questa immagine è stata pubblicata da noi su Facebook per la festa del padre ed erano 68.000 utenti raggiunti, che è un numero, è una portata al di fuori dei nostri standard normali. Facebook è quello che per noi è più facile da analizzare. Abbiamo visto che abbiamo circa l'80% di follower donne e circa un 15%, no, l'85% di follower donne, però quando le post vengono letti la diffusione raggiunge il 35% di uomini, quindi non ci seguono sulla pagina, ma quando le loro amiche pubblicano i nostri post ci vengono a rileggere, quindi è strano. Io che poi seguo anche altre pagine tecniche, posso dirvi che è una percentuale completamente strana per essere una pagina tecnica. Normalmente la percentuale di uomini è nettamente superiore alla percentuale di donne e noi siamo molto orgogliose di questa percentuale invertita. La ricerca dell'interazione con le persone è la parte più difficile. L'impressione è che non ci leggano in tanti, rispondano in pochissime, ci sono poche notizie, è difficilissimo coinvolgersi, farci rispondere, al massimo ci danno un like e poi passano oltre, un più uno su Facebook, un retweet, però non rispondono, non so come mai, è una constatazione. E allora nella ricerca dell'interazione abbiamo una nuova nata. La nuova nata è forse un qualcosa in realtà di un po' vintage, ovvero la nostra newsletter. Non siamo partite subito con la newsletter, anzi tutt'altro, ma è partita negli ultimi 2 mesi e abbiamo volutamente cercato di fare un qualcosa di estremamente semplice da un punto di vista grafico. Infatti ha soltanto i titoletti colorati, il resto è tutto testo, c'è solo il logo, non ci sono nemmeno immagini. E è visualizzabile ovviamente in maniera perfetta sia da mobile che da schermo del computer, e ricapitoliamo un po' quello di cui abbiamo parlato nel mese precedente, perché magari pubblicando tanti articoli qualcuno lo si perde, e cerchiamo per ogni mese di trovare un leitmotiv, un argomento di cui abbiamo parlato spesso e di riportare i post su questo argomento. Per esempio con la prima newsletter abbiamo parlato di come gestire il blog e di come migliorarlo, perciò il post che abbiamo scritto su Google Analytics, il post che abbiamo scritto su come scrivere i post sul blog e cosa fare e cosa non fare, oppure quali plugin installare in caso che il blog sia su WordPress. E l'ultima, che è partita a inizio aprile, parlava delle pulizie di primavera anche nei nostri software e hardware e anche nei nostri social. Riportiamo anche le notizie che hanno avuto maggiore successo, quelle che hanno avuto maggiore successo condividendole su Facebook, così come un piccolo riassunto dell'attività dell'ultimo mese che abbiamo fatto sui vari canali. Sta avendo un buon riscontro perché vedo che ci sono continue iscrizioni, perciò siamo abbastanza contente di aver rispolverato questo tool che forse è considerato insomma un po' vecchiotto, diciamo, superato e obsoleto, infatti. Noi abbiamo terminato la di
parlarvi del nostro magazine. Vi ringraziamo tantissimo per l'attenzione. Se avete domande, qualsiasi domanda, siamo qua per rispondere. La parola è a voi adesso. Se no andiamo a berci l'aperitivo, certo, non è un problema, vista l'ora. Io ne ho una, estremamente banale, che credo che si sia fatto ognuno delle persone che era stasera qui e magari vi legge, ovvero come gestite, se ve ne arrivano, ma immagino, eventuali accuse di razzismo al contrario, nel senso che noi uomini siamo bravissimi a essere, virgolette, sessisti. Mi interessa capire com'è la reazione degli uomini che, virgolette, si sentono esclusi. Ma diciamo che per fortuna vostra non ce ne sono mai arrivate. Sì, se no sì, di solito non hanno il coraggio di prenderci di petto, ma si sfogano sui forum, ovviamente, o sui propri blog, esatto. Ah, è vero, allora abbiamo pubblicato tempo fa, non mi ricordo neanche quando, un post anche abbastanza leggero, diciamo, su Mac contro PC. Su quello continuiamo a ricevere commenti di tutti uomini, di quelli ovviamente pro Mac e di quelli pro PC. E si discutono, vanno avanti, ma da anni vanno avanti, è sempre su quello stesso post. E cioè, li lasciamo lì a quel punto, perché onestamente non è nostro interesse infilarci in quella discussione, che ci sembra anche un po' così faraginosa. Volevo dire, più che accuse di sessismo, è, come dicevamo prima col post delle app in 5 mosse, più di essere un po' semplici, di tipo che ne sapete voi, dite, no? Ecco, e questo è un po', appunto, era stato un programmatore che conoscerete, ha scritto questo post dicendo: guardate cosa hanno scritto queste, ma cosa così, e poi tutti gli amici che commentavano, quindi noi siamo, ovviamente poi con il link back abbiamo scoperto che qualcuno parlava di noi, allora siamo andate, però diciamo che sul nostro blog no, piuttosto fanno notare che magari abbiamo sbagliato, fanno i precisini, ecco, così, questo non è proprio così, ma non puoi fare un post, non so, era il Kindle versus iPad, quindi, ma no, non si possono paragonare due oggetti totalmente diversi, beh, così, però era un post molto richiesto, cioè che molte mie amiche mi fanno: ma io voglio comprare un ebook, compro l'iPad, allora piuttosto che spiegare io 10 volte la cosa, mando il link, guarda, abbiamo scritto questo, e quindi molte idee ci vengono anche dalle nostre amiche, che ci fanno sempre le stesse domande, appunto, perché siamo riferimento, cioè appena tu sai che tu sei l'amica tecnologica, ti chiedono di tutto, da mi aiuti a stampare i biglietti da visita, che dico cosa, cosa c'entra, oppure voglio mettere la firma sull'email, ancora che stai a mettere la firma sull'email, e così, ecco, più che sessismo, così di non essere, di essere imprecise, ecco. No, e poi gli uomini fanno finta di non leggersi. Ah sì, però lo negano, poi, sì. Poi se ne parli l'hanno letto. Davvero fanno finta di non hanno letto, e poi dopo ti vengono a dire: ma quel post là non era giusto. Sì, è un atteggiamento un po' paternalista, ecco, mettiamola così, perché sai, io sono informatico, ho studiato anni, cosa vuole questa ragazzina di 19 anni che mi spiega come fare un'app in 5 mosse? E invece ben venga la ragazzina di 19 anni che spiega ad altre ragazzine di 19 anni, o anche a donne di 30 anni, che in realtà con impegno e passione si crea un'app in 5 mosse, che tutte possiamo farlo, cioè perciò non ci vuole la laurea in informatica, ma basta una gran voglia e... ci vuole anche quella, Emma, è una gran voglia e una gran passione, ecco, insomma, che non è quello lo scoglio da superare, ma è appunto lo scoglio forse del paternalismo di tanti, insomma, uomini, che alla fine si sentono un po' con, come se le fondamenta del loro potere sul macro... non argomento, ma sulla macro, cioè,
sulla macro competenza della tecnologia vengano piano piano minate da delle donne, Dio mio, cosa sta succedendo? Ma ben venga una visione diversa e un approccio diverso al femminile, ecco. Anzi, anche perché poi effettivamente questo prepara anche le donne che si avvicinano alle tecnologie, che vogliono lavorare in questo settore, devono essere pronte a subire le critiche degli uomini, perché è ovvio, perché le cose dette dalle donne in genere in prima battuta sono sbagliate, quindi subito vengono prese in maniera superficiale, poi in realtà la donna dimostra di aver ragione, e quindi però è una strada che va conquistata, e quindi questo forse aiuta e prepara anche tutte quelle che si vogliono avvicinare a questo settore e fare di questo settore il proprio lavoro, insomma. Quindi. Se qualcuno dei presenti volesse aiutarci e scrivere qualcosa che vi interessa molto e che è tecnologico, visto che siete qui, noi saremmo ben contenti di avere nuove collaboratrici. Te ti conosco. Una domandina piccola. Quanto vi prende in termini di tempo e peso di lavoro l'editing per creare un'immagine omogenea? Nel senso, è molto pesante, cioè nel senso, io immagino che sia molto pesante, però secondo me non tutti hanno idea di quanto. Beh, diciamo che... Dipende dal post. Dipende dal post, siamo quattro donne molto con delle vite molto impegnate, intense, mettiamola così. Quantificarlo, Dio mio. Dalla mezz'ora anche all'ora e mezza, perché non tutte scrivono, diciamo che molte delle ragazze che ci scrivono che vogliono collaborare, mi piace scrivere, mi piace, poi consegnano il post e... o sarebbe da prendere a buttare, invece comunque non diciamo quasi no a nessuno, nel senso che ci fa piacere che qualcuno voglia scrivere per noi, però magari uno passa la serata a sistemare, a correggere, a mettere, insomma, non... è più complicato capire il tempo totale, però qualche sera l'abbiamo fatta. Minimo un'ora, secondo me. Verificare un posto scritto, sì, bene di una collaboratrice che collabora con voi da tanto vi prende, sì, un quarto d'ora, sì, un posto quarto nuovo. Quarto d'ora secondo me mai, perché mai. Il titolo ci impieghi sempre un po' di tempo, poi c'è le parole chiave, le immagini, okay, vanno caricate, no. Okay. Minimo è mezz'ora. Un'ora, mezz'ora, minimo mezz'ora. Minimo mezz'ora. E poi in su. A salire. Grazie. Diciamo anche che il vademecum che mandiamo a tutte un pochino di tempo ce lo salva, poi ovviamente apri il post, vedi che non l'hanno manco letto e ti dici vabbè, però insomma il vademecum che abbiamo creato negli anni un po' di tempo ce lo fa risparmiare, ecco. Ci sono altre domande? Quella questione dei social, come mai non c'è partecipazione, io me lo chiedo anch'io, perché voi siete un blog multiautore e quindi come mai non coinvolgete proprio le autrici che scrivono per voi e le portate verso i vostri canali, non li fate abitare con voi altri spazi? Cioè, c'è un rapporto in questo senso con le autrici o ancora no? O può essere un'idea per voi? No, ci hanno fatto presente più volte che sul nostro blog ci sono pochi commenti, magari qualcuna che scrive per noi si sente poco stimolata, ma un po' è l'effetto magazine, cioè il nostro blog non si può identificare con una persona e quindi non è che ha il seguito. Di solito ogni blog o blogger ha i fan, diciamo così, che qualsiasi cosa dove postano tutti vanno a commentare, e quindi c'è un po' l'effetto magazine che tende un po' a non partecipare, perché non si vede molto bene l'interlocutore, non sia ben chiaro chi, non si conosce chi scrive, perché appunto siamo 40, non tutte sono
collaboratrici regolari così, e un po' non le coinvolgiamo sui social perché quasi tutte, appunto, essendo volontarie in un lavoro di giorno, cioè più per una questione di, del fatto che sono impegnate su tanti canali, magari lavorano, e quindi invece l'attività sui social viene molto di giorno, quindi già noi ci siamo suddivise la gestione dei social net a secondo delle nostre attività, quindi magari per lei era impossibile seguire di giorno Facebook perché di giorno è da tutt'altra parte così, e quindi è un po' l'altra faccia della medaglia del fatto di avere collaboratrici volontarie a cui non si chiede nient'altro che un posto al mese, a volte anche di meno, perché già sembra, molte ci scrivono no, voglio scrivere due posti al mese, voglio fare, e poi dopo le vai a chiamare e non ti consegnano neanche dopo un mese, scusa, ho avuto la malattia, ho avuto il mal test, cioè poverine, sembra di essere a scuola che vai a chiedere la giustificazione, però dopo si rendono conto tutte che comunque è un lavoro, cioè, perché non scriviamo il comunicato stampa col commento, scrivere un post da zero, documentarsi, mettere i link, comunque di solito richiede tempo la stesura, perché è, e quindi è già un impegno e non le vogliamo insomma coinvolgere di più. Beh, altre domande? Avete altre domande? Allora vi salutiamo. Allora vi salutiamo, vi auguriamo buona serata, buon aperitivo e grazie per essere stati con noi. Grazie. Bravo.